Io mi chiamo Piero Boccadoro, sono un ricercatore al Politecnico di Bari in telecomunicazioni, lavoro nel campo dell'IoT, sostanzialmente studio protocolli di comunicazione. Non una cosa particolarmente interessante per chi non è un tecnico, di questo ne sono consapevole, però è molto molto utile perché al Politecnico, come in tutti gli enti di ricerca, si studiano i protocolli di comunicazione, si studia tutto quello che ci sarà domani. Dentro SOS, invece, per la scuola open source, sono tutor del laboratorio Y. L'inizio della giornata di oggi è stato come l'anno scorso, fondamentalmente pieno di momenti in cui le persone si guardavano e si chiedevano: ok, e quindi adesso che cosa dobbiamo fare? La prima giornata di XYZ è sempre così, però fondamentalmente adesso che abbiamo capito che cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, recependo che cosa dovrebbe essere l'output dei laboratori singoli e capendo come vanno integrate, sicuramente adesso sarà molto più frenetica. Mentre adesso era frenetica nel cercare di capire come farlo, adesso sarà frenetica nel lavoro e quindi nella realizzazione di quelli che saranno gli output di questo laboratorio. L'open source per me è una filosofia. Nel senso che rispetto alla conoscenza in quanto tale, credo sia giusto concepirla come scambio. Se esiste lo scambio, esiste la conoscenza condivisa e questo, dalla contaminazione che viene fuori dalla condivisione, nasce nuova conoscenza. La conoscenza non è un bene di cui usufruire, punto e basta, è più come una pianta, nel senso che nel momento in cui è condivisa la si sta innaffiando e cresce.